Ciao ragazzi, buona domenica 26 di marzo in cui ci facciamo un po' gli affari di quelli là. Pollicione se vi piace il video, iscrizione se vi piace il canale, campanella per le notifiche. Vi ricordo, se vi va, se avete qualche parente, amico col cuore rosso nero, ditegli di iscriversi al canale. Vi ringrazio a prescindere. Allora, abbiamo detto che ci facciamo un po' gli affari di quelli là. E facciamoci un po' gli affari di quelli là. Tutto nasce da una cosa che ho visto ieri sera. Ieri sera scorro, io di solito uso Twitter perché aborro Facebook e uso poco Instagram, quindi mi piace Twitter perché le notizie si susseguono, sono brevi, concise e via dicendo. Ebbene, ho beccata una bella, interessante. Questo con la spunta blu, quindi l'Inter vuole Messi. Ricordate qualche anno fa l'immagine di Messi proiettata sul Duomo di Milano, no? Sembrava qui, dovevamo Milano, naturalmente sponda nerazzurra. E vabbè, poi non è stato così, vabbè, ma non importa. Ma ieri, cioè, guardo e dico, ma in che mondo vive questo che scrive sta roba? Cioè, questo giornalista, perché è un giornalista, ma in che mondo vivi? Non è italiano, eh? Vabbè, cerco un attimino, approfondisco un attimino, mi esce una notizia di Calcio e Finanza, fresca, 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 proprio di ieri in serata, molto, molto interessante. Non che sia una novità, perché io mi darete atto che, a differenza di altri, che siccome sono political correct, loro non parlano di quello che succede in casa nerazzurra o in casa della Juventus, non ne parlano. Piuttosto ci dicono, parlano di Morata, parlano di Tizio, Caio, Sempronio, nomi su nomi, clamoroso, bomba, ma non parlano di quello che succede in casa nerazzurra e in casa bianconera. Siccome sono i nostri competitor, io invece trovo che se c'è qualcosa tipo questa notizia che adesso vi dico, bisogna parlarne, perché loro sono i nostri competitor. Quindi è giusto parlarne, soprattutto se sono notizie di stampa verificate, uno non si inventa niente. Allora, la notizia è che, allora, sapete che a maggio 2024 il Bruce Lee di Viale Padova deve rifinanziare, cioè deve rimborsare un finanziamento di 275 milioni con il fondo americano Oaktree. 275 milioni. I tassi di questo fondo, i tassi di interesse sono al 12%, quindi sono molto alti e hanno portato al fatto che la cifra è già aumentata e già superi i 300 milioni. Quindi noi ragioniamo su 300 milioni che il Bruce Lee di Viale Padova deve restituire a Oaktree entro maggio 2024, ove non risarcisse questo debito, come già avvenuto a Hong Kong, l'Inter passerebbe nelle mani di questo fondo americano Oaktree. Ma facciamo un passo alla volta. Come cerca di uscirne Zhang, il Bruce Lee di Viale Padova, da questa situazione? Come fa chi non ha le possibilità di uscirne? Quindi chiedendo una rinegoziazione del debito. Quindi lui dice a Oaktree o a un altro fondo praticamente di rifinanziare il debito. Quindi debito su debito su debito. È chiaro che è un modo per prendere tempo, è un modo per tirare avanti. La squadra cinese di calcio dei Suning è già fallita, sapete già che è già fallita, non esiste già più.
Però là si fanno le cose seriamente, a differenza di qua. Qua Zhang può contare su una lobby politico-sportiva che, in nome del fatto che una squadra di calcio non può mai fallire se è una squadra di calcio con milioni di tifosi, perciò che ne conseguirebbe, non viene fatta fallire, si tira avanti. Ok? Se c'è un problema di pagamento stipendi, come è successo 2 anni fa, si fa una leggina apposta che, per evitare di fare penalizzazioni che impediscano di vincere il campionato. Insomma, si lavora così in Italia, lo sappiamo benissimo. Quindi, Zanga cosa è aggrappato? È aggrappato a questa lobby politico-sportiva che lo tiene in piedi, a questa lobby mediatica. E cerca di rifinanziare, 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 sperando che poi alla fine avvenga il miracolo. Che non si sa bene quale sia, ma avvenga un miracolo. Secondo Calcio e Finanza, però, Oak Tree comincia un attimino a stare sul chi va là. Hanno capito probabilmente a Oak Tree, siccome non sono un ente benefic di beneficenza, che difficilmente Zhang avrà da finanziare questo debito, e quindi non sembrano per niente interessati a farne un altro, e non ci sono fondi che si fidino in questo momento del Bruce Lee di Viale Padova. Quindi maggio 2024, Oak Tree. Se non avviene un miracolo e Bruce Lee di Viale Padova vince il Superenalotto, in questo momento non ipotizzabile, si ritroverà con l'Inter in mano. C'è da supporre che non si lasceranno, non si faranno trovare impreparati, perché non sono degli stupidi, sono un fondo. Quindi penso che già stiano lavorando, no, a quello che potrebbe succedere. Hanno già dichiarato che non gliene frega nulla del calcio, quindi io penso che stiano cercando, una volta ottenuto il pacchetto azionario, un compratore che a questo punto penso che loro sia sufficiente che abbiano il debito ripagato più una plusvalenza e vadano ad una cessione. Penso che questa sia la strada naturale, perché se poi non ci fosse il compratore, allora la situazione diventerebbe probabilmente vicina vicina ai libri in tribunale. Non che a noi ci piacerebbe, perché io non me... è nella bio del mio canale, quindi io non sono political correct, sapete che è bandito dal bandito il political correct, quindi io non sto qui a dire: ah, che peccato se dovesse fallire l'internazionale. No, da me non lo sentirete mai dire questo. Quindi la situazione è questa, e ho messo le due notizie, sai, da una parte mi dicono che vogliono Messi, dall'altra mi dicono ovviamente. La situazione è quella che dice e che rivela Calcio Finanza, il Sole 24 Ore. È una situazione gravissima. Al miliardo e oltre di debiti c'è questa spada di Damocle del 2024. Io penso che già da questo momento sia già Oak Tree lavorando e pensando a come poi sbarazzarsi di ciò che non gli interessa, per da loro dichiarato. Infatti, i paragoni con Elliott non mi sembrano molto calzanti, perché Elliott ha dichiarato il proprio interesse, ha dichiarato di voler risanare e poi vendere, ed è ciò che è stato fatto, o che comunque è un processo che ha ottenuto dei risultati, perché ha ottenuto dal punto di vista economico sicuramente dei benefici, mentre Oak Tree ha dichiarato che nel calcio non gli frega nulla. Quindi, per chiarezza, perché
Non vorrei qualcuno di voi si fosse spaventato ieri alla lettura del fatto che l'Inter vuole Messi. Ecco, diciamo che la fantasia è una cosa e la realtà è un'altra. Oggi pomeriggio e oggi parliamo del nostro Milan, non di mercato però, promesso. Ciao ragazzi, forza Milan sempre. A oggi pomeriggio.